Salve a tutti! Oggi vedremo insieme quali sono i punti più usati per realizzare gli amigurumi e anche i lavori all'uncinetto in generale. Di solito gli amigurumi vengono lavorati a spirale e si avviano con il cerchio magico. Per fare il cerchio magico abbastanza facilmente, con la mano sinistra tengo la codina del gomitolo. Con la mano destra attorciglio il filo intorno al dito e formo una X laterale. Entro poi con l'uncinetto da destra verso sinistra, in questo modo, vado a pescare il filo che ho accanto, lo faccio passare al di sotto del primo e vado su. A questo punto fermo tutto con una catenella. Per la catenella pesco il filo e lo faccio passare attraverso questo anellino che ho sull'uncinetto. Ed è così che si forma il cerchio magico. Ottenuto il cerchio magico, bisogna lavorare all'interno di esso delle maglie basse, che sono in assoluto il punto più utilizzato per gli amigurumi. Per fare la maglia bassa, entro con l'uncinetto all'interno del cerchio, in questo modo. Pesco il filo che ho sul dito e lo faccio passare al di sotto del cerchio. Come vedete, abbiamo due anellini sull'uncinetto. A questo punto pesco di nuovo il filo che ho sul dito e lo faccio passare attraverso tutti e due gli anellini che ho sull'uncinetto. Abbiamo creato così la prima maglia bassa. Proseguiamo facendo maglie basse in tutto il cerchio magico, in base a quanto ci indica lo schema. Una volta raggiunto il numero di maglie basse indicato nello schema, bisogna tirare questa codina, quindi la codina corta del cerchio magico, in maniera tale che si richiuda su se stesso in questo modo. Adesso quindi ci ritroviamo con delle maglie basse lavorate nel cerchio magico. Nei prossimi giri sicuramente dovrete andare a lavorare proprio su queste maglie basse. E se non indicato in maniera specifica nello schema, con le diciture ad esempio back loop e front loop, dovete sempre inserirvi all'interno della maglia bassa in questo modo. Come potete notare, su ogni maglia bassa ci sono queste due asoline che formano una V. Per lavorare quindi i giri successivi ci andremo sempre ad inserire in queste due asoline che rappresentano le nostre maglie basse. Frontalmente il lavoro appare in questo modo. Bisogna inserirsi in questo punto e andare a beccare le due asoline. Gli amigurumi di solito si lavorano a spirale, quindi senza chiudere il giro. In questo caso però vi faccio vedere come chiudere il giro perché vi voglio mostrare un altro punto importantissimo dell'amigurumi e dell'uncinetto, che è la maglia bassissima. Per realizzare una maglia bassissima, mi introduco con l'uncinetto nel punto, pesco il filo e lo faccio passare attraverso il punto, in questo modo, e attraverso l'occhiello che ho sull'uncinetto. Di solito questa operazione si fa in un solo passaggio, quindi entro nel punto. Pesco il filo e passo attraverso il punto e l'anello che ho sull'uncinetto. Questa è chiamata maglia bassissima. In altri schemi, anche se non è molto solito, possiamo trovare anche altri punti oltre alla maglia bassa e bassissima, quali la mezza maglia alta e la maglia alta. Per fare la mezza maglia alta, carico il filo sull'uncinetto in questo modo. Entro nel punto, pesco il filo che ho sul dito, lo faccio passare attraverso il punto e mi ritrovo con tre anellini sull'uncinetto. A questo punto ripesco il filo che ho sul dito e passo attraverso tutti e tre gli anellini. Abbiamo fatto in questo modo la mezza maglia alta. La maglia alta è poco differente dalla mezza maglia alta. L'inizio è lo stesso, quindi
filo sull'uncinetto, entro nel punto, pesco il filo, lo faccio passare attraverso il punto, mi ritrovo con tre anellini sull'uncinetto, pesco il filo e chiudo i primi due. Quindi passo solo attraverso i primi due. Mi ritrovo con altri due anellini sull'uncinetto, ripesco il filo e passo attraverso gli ultimi due, in questo modo. Ricapitolando, i punti che dovete assolutamente conoscere per creare un amigurumi sono innanzitutto la catenella, che negli schemi è rappresentata da questo cerchietto ovale, la maglia bassissima, che negli schemi di solito è rappresentata con un puntino nero, la maglia bassa, che di solito negli schemi è rappresentata da una X, qualche volta anche da un più, la mezza maglia alta rappresentata da una specie di T, e la maglia alta rappresentata da una T con un trattino in Spero che mezzo. questo tutorial vi sia stato utile. Come al solito, se avete delle domande o delle richieste, lasciate un commento sotto al video oppure contattatemi sulla pagina Facebook Le Arti di Minerva. Tutti i contatti si trovano sempre nella descrizione del video. Per adesso è tutto, alla prossima, ciao!